Il Napoli Mama vuole continuare la striscia positiva davanti al pubblico amico e al centro FIPAV di Caravita arriva il giovanile Putignano, formazione alla portata del team di Ivan Oranges, ma sono gli ospiti ad avere la prima chance con Milani che soffia il pallone a Guerra, ma non sorprende l'attento Sinno. Poi inizia lo show dei padroni di casa, splendida azione in orizzontale, Soso devia il tiro di Costa, il sinistro velenoso di Guerra si salva in spaccata il portiere pugliese, la ripartenza di Capitan Izak si conclude con il palo esterno e il cronometro segna il settimo quando Aguiar, beccato da Costa, indovina un pregevole colpo di tacco per l'1-0 dei bianco-blu. Stop di petto, sinistro, leggera deviazione e raddoppio di Preisler al nono. Grand dribbling di Aguiar, assist a Gio Fiorito, si salva Soso. Ancora Napoli Mama con Andreozzi che si vede ribattere il tiro a colpo sicuro. Sinistro incrociato di Aguiar sul fondo, ancora da posizione defilata e con Soso schierato costantemente portiere di movimento. Il Napoli va ancora vicinissimo al gol, qui splendido l'aggancio di Costa, poi l'errore da 2 metri di Andreozzi sul fondo. Il tiro del numero 20 pugliese Moreira poi non trova la porta sul passaggio fortuito di Milani, arriva invece la terza rete del Napoli Mama con Guerra al minuto 16, verticalizzazione di Costa, tocco morbido e palla in fondo al sacco, Soso in tuffo su Costa, poi Capitan Izak calcia sul fondo e Andreozzi non vuol proprio segnare, si salva sulla linea il Putignano, all'ultimo secondo arriva il gol di Moreira che devia in porta il tiro di Soso, proteste ma il gol è valido, il suono della sirena infatti arriva in contemporanea con la palla che entra in porta, ripresa subito un'opportunità per Costa che calcia sul fondo, poi ancora il fuoriclasse italo-brasiliano che illumina tutte le azioni del Napoli Mama ma è poco concreto in zona gol, Sinno distinto sul destro di Izak, poi è millimetrico il passaggio ad Aguiar, grande aggancio, testa alta, palla Preisler e gol del 4-1 al nono minuto che chiude la partita. Il Napoli Mama infatti ha il tempo di sbagliare ancora altre palle gol, qui con Giglio Fiorito, poi battata su splendido schema d'angolo prima di archiviare il risultato negli ultimi 2 minuti, ancora con uno splendido assist di Aguiar, questa volta per Batata che fa sedere il portiere, realizza il gol del 5-1 ed infine con l'ultima ripartenza con Preisler che si complica un po' la vita e poi si toglie lo sfizio della personale tripletta per il 6-1 definitivo che sancisce una vittoria di altissimo livello. Sono la prima volta in Italia, sto mi adattando al gioco dell'Italia, al calcio, calcio a 5. Sono felice per giocare in Under 21 e anche prima squadra. E troppo felice. Abbiamo giocato un'ottima partita, abbiamo soprattutto fatto quello che abbiamo provato in settimana, tranne l'aspetto della conclusione, perché in settimana riusciamo a fare gol. Oggi abbiamo sbagliato l'inverosimile. Questo non per levare merito all'avversario, ma per sottolineare il nostro buon possesso, la nostra buona uscita dal pressing. Questo deve essere premiato con il gol, spesso non lo abbiamo fatto. Si inizia a vedere che c'è una maggiore intesa, probabilmente è quella che è mancata nelle prime giornate, ma questo era in preventivo e probabilmente qualche cosina lo sapevamo già, che avevamo bisogno di un po' più di tempo. Ormai siamo prossimi con l'ingresso di Forgiarini. Siamo addirittura d'arrivo per Vittor Cani e abbiamo recuperato dopo 2 settimane di stop Leonardo Albano. Abbiamo una rosa che io ritengo sia in questo momento più che competitiva, ce la possiamo giocare contro chiunque ed è quello che vogliamo dimostrare nella prossima partita.